a me piace realizzare oggetti che abbiano un senso formale, un senso etico, basta che abbia una sua ragion d'essere. Che in questo progetto è il rispetto profondo della materia. E tutto quello che nasce dopo è una conseguenza di quel concetto. Quindi anche la forma, gli spessori, il fatto che l'oggetto viene fatto ad anelli concentrici. È tutta una conseguenza che parte da un pensiero di base, che è quello del consumare il minimo quantitativo di materiale possibile.